Ciao ragazzi, non mi si vede perché è prestissimo, sono le 5 e mezza di mattina e oggi proverò a documentare questa mia giornata di comparsa. Scusate, adesso sono completamente al buio, d'altro canto è mattina e quindi molto buio. Leo attaccia alle 4 e mezza perché dobbiamo essere alle 7 in via Ferrante, che è vicino a stazione centrale. Io abito in un paese in provincia di Pavia, no scusate, in provincia di Lodi, e quindi insomma Leo attaccia. Tra l'altro è il secondo giorno che dormo poco, perché anche l'altra notte non ho dormito niente, ma per altri motivi, insomma avevo visto un filmato su YouTube che mi aveva particolarmente colpito, quindi un filmato di intrattenimento, no? Di spettacolo. C'era un mago che faceva le magie e non riusciva a capire come aveva fatto quelle magie, quindi mi è rimasto impresso tutta la notte, quindi ho fatto fatica a dormire. E invece stanotte, perché ieri sono andato a letto anche sì presto, alle 11 praticamente, però mi sono addormentato a mezzanotte e poi mi sono dovuto alzare alle 4 e mezza, quindi seconda, qua non si vede proprio niente, quindi accenderò le luci, sennò seconda giornata di poche ore di sonno, però sono contento perché vado a passeggiare. Oggi comparsa per un bel telefilm, credo, una serie TV italiana intitolata Fedeltà, quindi insomma il nome pare annuncia bene, no? E quindi insomma ambientato in epoca moderna, quindi ci si può vestire come si vuole, anche un po' bene. Io mi vesterò, cioè mi sono vestito casual sportivo e niente, insomma si va a passeggiare un po', oggi passanti, quindi cercherò di documentare qualcosa. A dopo, ciao. Adesso metto un po' di radiolina mentre mi faccio il viaggio, ciao. E niente ragazzi, sono passato dove c'è una macchinetta che rivela la velocità, 5 e mezza, strade deserte, non mi ricordavo, quindi oggi vado a lavorare per la gloria perché mi davano 96 euro per questa favolosa, che avrebbe dovuto essere favolosa, giornata di figurazione speciale. Ma non mi va neanche più di documentare, quasi, guardate, praticamente mi arriverà la multa sicuramente di 60 euro, quindi quasi tutto quello che prenderò oggi se ne andrà per pagare la multa. Il bello delle macchinette, boh, c'è neanche più voglia di documentare. Vabbè, vediamo, se c'è voglia documento, se no il video finisce qua. Ciao e buona giornata a tutti. E niente, siamo arrivati a Rogoredo e adesso ci avviamo verso la metro di Rogoredo, poi dopo andiamo in centrale e inizierò a fare qualche ripresa lì, ma ecco, non c'ho voglia di fare tante riprese oggi perché veramente quella macchinetta lì mi ha rovinato un po' la giornata, perché se mi va bene forse saranno 30 euro di multa, perché sapete che se si paga subito c'è un bello sconto, quindi se mi va bene, se mi va male che non riesco a pagarla subito, 60 sono di sicuro, 90 non credo, però insomma è un bel dispiacere, è un bel dispiacere, speravo di riuscire a fare
giornata piena 96 euro, invece mi tocca accontentarmi di 30, si spera almeno 60. Vabbè, dai, qualche ripresa dopo in centrale e poi basta, perché non riesco ad essere troppo contento per via di questa cosa qua. Va bene, dai, a dopo. Ciao. E niente, siamo sulla banchina della metro, siamo a Rogoredo, stiamo aspettando la metro che arriva. E vabbè, insomma, peccato di sta roba, della multa. Vabbè, ci vediamo dopo in centrale. Ciao. Siamo arrivati in centrale e adesso andiamo dritti dritti dove devo andare, in via Ferrante. Andiamo. E niente, siamo sul set. Ciao.